Adesso un servizio sull'apertura dei circoli promotori della libertà. Sentiamo l'intervista che ha fatto il nostro collega Paolo Zeriani questa mattina a Portogruaro. Senatore, il gruppo per il cambiamento, i promotori per la libertà ricordano molto quello che era la Forza Italia delle origini. C'è un po' di nostalgia per quel partito? Beh, certo, la nostalgia è naturale che c'è, perché è stato un momento entusiasmante della nostra nascita politica e sicuramente irripetibile. Sai, il mondo va avanti. Adesso la grande sfida, che è altrettanto entusiasmante, è quella di costruire un po' alla volta, ma direi che poi anche gli eventi esterni ci incalzano a fare in fretta, questo popolo della libertà che deve avere la stessa freschezza, io vorrei sperare, la stessa identità, la stessa capacità di muovere il ragionamento ma anche le emozioni della Forza Italia delle prime ore. La scissione del FLI però dimostra che in qualche modo Forza Italia funzionava meglio del PDL come coesione? Ma no, il FLI è stato determinato da situazioni diverse, probabilmente. Lo dico senza nessun tipo di rancore, perché anche non sono un tipo rancoroso. Probabilmente il presidente Fini non credeva in questa formazione politica fin dall'inizio e quindi si è trovato in difficoltà, ha aderito in un primo momento, poi ci ha ripensato e quindi ha fatto una scelta diversa. Io credo che sia andata sostanzialmente così. Probabilmente il presidente Fini, anzi sicuramente io penso, avrebbe fatto bene a non aderire fin dall'inizio, a non voler essere un cofondatore di un qualcosa in cui non credeva e quindi probabilmente avrebbe potuto continuare ad essere un alleato in posizioni diverse e mantenendo una sua identità ben precisa.